Allora, dirigente, tornano i ragazzi dalle banche, ritornano a scuola finalmente dopo mesi di chiusura. Che procedure avete adottato e quali sono le procedure? Intanto io sono felice perché i ragazzi rientrano a scuola e questa è la cosa più bella che potesse succedere. Quindi ehm, insieme al mio staff abbiamo studiato un piano di rientro norma, che segue le norme eh, appunto, del ministero. Alla lettera le abbiamo seguite, quindi questi ragazzi dovranno entrare da una parte ed uscire dall'altra, quindi utilizzare tutti i dispositivi possibili, soprattutto le mascherine che devono togliere solo quando sono seduti, poi ci sono ecco, il distanziamento ed è questo eh, quello che poi ha dato la possibilità a noi di, eh, di usufruire anche della didattica integrata. Perché? Perché non basta le aule perché appunto il distanziamento impone una, un, un certo numero di ragazzi che possono stare all'interno delle classi e allora abbiamo pensato eh, di far ruotare i ragazzi una settimana in presenza e due settimane con la didattica a distanza e però questo per le seconde, terze e quarte quindi le classi intermedie mentre le prime e le quinte saranno solo e sempre in presenza, perché questa scelta è una scelta, penso, doverosa per i ragazzi che noi accogliamo, quindi per la scolarizzazione, perché li vediamo per la prima volta, quindi devono essere accolti e devono abituarsi appunto alla scuola, così come le quinte. Le quinte hanno diritto di essere sempre in presenza perché devono affrontare gli esami di Stato, anche perché già l'anno scorso che erano in quarta appunto e insomma hanno avuto un periodo nel quale non hanno frequentato, quindi questa è stata la nostra scelta. Fermo restando che la didattica a distanza a mio avviso è una strategia didattica importante, innovativa, che comunque ha arricchito il bagaglio culturale sia, della, eh, sia degli insegnanti che dei, degli alunni, quindi è fondamentale e importante, anche perché verso questo se va, eh, quindi sarà una strategia che comunque utilizzeremo anche quando ritorneremo alla normalità. Che anno sarà, dato che torniamo, veniamo da un periodo di chiusura, come dicevamo all'inizio, dove c'è il Covid e quindi pensa che i ragazzi possano rispettare le norme che prevedono, che prevedono per la scuola, il Covid e quello che sarà e soprattutto eh, pensa che i ragazzi potranno adempiere al loro dovere scolastico. Sicuramente sì, io ho molta fiducia dei miei alunni, anche perché lo hanno già dimostrato. L'anno scorso, quando noi eravamo appunto in questo periodo terribile, eh, I ragazzi hanno, hanno un, sono stati veramente bravi perché hanno seguito le lezioni, sono stati sempre presenti, hanno studiato, hanno dato il massimo di loro stesso, quindi lo faranno anche quest'anno. Ed è a questo punto che io voglio fare un appello soprattutto alle loro famiglie, alle famiglie che devono collaborare e devono essere vicine alla scuola, perché noi per raggiungere completamente l'obiettivo che ci siamo posti è... E dobbiamo avere anche la collaborazione dei genitori, degli alunni, e questo sicuramente ci sarà, ne sono certa.